Fa un passo indietro il Pescara che dopo due vittorie consecutive contro Montevarchi e Viterbese pareggia per 1-1 contro la Carrarese in un match che la squadra toscana ai punti forse avrebbe meritato di portare a casa. Con il punto guadagnato si allunga a 8 la striscia positiva dei biancazzurri. Nella formazione di Auteri l'unica novità è Nzita al posto di Rasi sul settore di sinistra. Per il resto conferma in blocco per la formazione che ha espugnato il Rock di Viterbo. Nella Carrarese di Totò di Natale le novità sono Grassini sulla corsia di destra ed Energe Bramante in attacco. Parte bene la formazione ospite che prova a farsi vedere già all'undicesimo minuto con Battistella che una volta recuperata palla a centrocampo va alla conclusione dal limite con la sfera che termina di poco al lato alla destra di Sorrentino. La risposta del Pescara giunge prima del ventesimo d'azione d'angolo. Pompetti con il mancino taglia il pallone al centro dove Ferrara in grosso si ostacolano con la sfera che termina fuori con nessun biancazzurro pronto a chiudere l'azione sul secondo palo. Il Pescara, finora sterile dai 30 metri in su, alla prima occasione però passa in vantaggio. Azione che si sviluppa sul settore di destra con Zita che trova il passaggio filtrante per Ferrari che di tacco apparecchia per Pompetti che dalla distanza non lascia scampo a Vettorelli, apparso in chiara difficoltà nell'intervento. Terzo gol per il centrocampista, uomo in più del Pescara in questa prima frazione. Ad inizio ripresa Di Natale manda in campo Semprini e Tungioff al posto di Grassini e Bramante. Rischia ancora una volta la Carrarese di rimanere in 10 quando Pasciutti colpisce a gioco fermo Iannes, ma ancora una volta Caldera di Como decide per il giallo. L'avvio di ripresa della Carrarese è arrembante alla ricerca del pareggio che i toscani sfiorano al quinto. Bravo Petrelli ad approfittare di una marcatura leggera della difesa di casa, ma è super Sorrentino a dire di no al numero 7. E il preludio al pareggio che arriva al tredicesimo. Sfortunato Zita che con una deviazione mette in moto Energe, il quale a sua volta apre per Petrelli che con un tocco sotto deliziosa beffa Sorrentino in uscita. Gioia per l'attaccante al primo gol con la nuova maglia. Si fa preferire la squadra toscana, così Auteri prova a scuotere i suoi mandando in campo il nuovo arrivato Cernigoi al posto di Rauti. Ed è proprio l'attaccante ad avere l'opportunità per riportare il Delfino in vantaggio, ma alla buona preparazione non segue un'altrettanta conclusione con la sfera che termina le stelle. Ultimo quarto d'ora, trazione anteriore per il Pescara con Auteri che decide di inserire anche delle monache passando ad un più che offensivo 4-4-2. I biancazzurri tornano a farsi vedere in avanti al quarantesimo con una punizione affidata al destro di Pontisso che Vettorel riesce a deviare con un intervento più pallavolistico che da portiere di calcio. Non è la serata migliore per il portiere della Carrarese che rischia di combinare la grossa anche al quarantatreesimo quando Rasi con un tiro cross per poco non beffa il portiere che si salva poi mettendo in corner. Da qui in avanti poco nulla con la Carrarese brava a mantenere il gioco lontano dalle zone pericolose. Al triplice fischio finale certamente un punto guadagnato per il Pescara che domenica ancora all'Adriatico contro il Gubbio cercherà i 3 punti per mantenere viva la fiammella del terzo posto.